Sant'Antonio, un santo caro ai saronnesi. Da tanti anni voi fate la rievocazione storica. Quest'anno è il settimo. Quest'anno è il settimo e sono in compagnia del responsabile di questa rievocazione storica. No, non sono responsabile, sono uno dei coordinatori, quindi non mi reputo responsabile. Coordinatore, benissimo. Comunque lei coordina in modo eccellente questo gruppo di Sant'Antonio. Cosa farete di bello? Lo dice lei, bisogna sentire gli altri. No, cosa farete di bello? Niente, con la rievocazione storica dello scorso anno, nell'ultima edizione, praticamente si è concluso un ciclo. Con questa settima se ne riapre un altro, cominciamo da capo con lo stesso entusiasmo, con la stessa forza, nella speranza di raggiungere gli obiettivi che sono stati raggiunti fino adesso, quindi ancora sempre di più. Quest'anno ci sono delle grosse novità. Oltre al borgo, oltre alla stalla, che ormai è diventata una tradizione, io posso dire secolare qua, no, da sei anni a questa parte, quest'anno costruiamo una via del 1600 e annesso a questa via del 1600 un lazzaretto. Una volta, se questo luogo incuteva paura, oggi incuriosisce, e quindi noi abbiamo pensato di riportare così a, come conoscenza, diciamo, il lazzaretto come era il lazzaretto di Saronno una volta. Presumibilmente, quindi dai dati storici, dai libri e via dicendo, dai cenni, così abbiamo cercato di ricostruirlo, cercheremo di ricostruirlo. E sabato pomeriggio alle 15.30, 16.30 e 17.30 questo lazzaretto verrà animato. Ci saranno lanzichenecchi, ci saranno gendarmi, ci sarà l'invasione del borgo e poi, prendendo spunto da alcuni brani dei Promesse Spose del Manzoni, ricostruiamo proprio dei momenti particolari vissuti proprio all'interno di questo lazzaretto. Quindi ci saranno i monati, ci saranno gli appestati, i frati, insomma tutta la gente che ha animato l'interno di questo luogo. Questo è per quanto riguarda il sabato, e poi vabbè, il club ormai lo sappiamo tutti, la gente sta aspettando solo quel momento, la domenica pomeriggio alle ore 15 il solito corteo storico, e anche qui ci saranno delle novità, che però non me lo chieda che cosa sono, perché sennò se no svegliamo tutto oggi. Vabbè. Quanti figuranti avete quest'anno? Allora, noi abbiamo cercato, nonostante i problemi che ormai tutti lo sappiamo, quest'anno è un anno un po' particolare. Abbiamo perso qualche sponsor, le difficoltà anche noi ci sono, perché mettere in pista una cosa di questo genere vuol dire andare incontro a dei costi incredibili, cioè uno al di fuori non se ne rende conto, poi chi veramente la gestisce dice caspita, ci sono dei bei costi, quindi fronteggiarli ogni anno è sempre un'impresa. Fino a qui ci siamo riusciti, speriamo ancora nel futuro, con l'aiuto anche di tante persone, tanti sponsor che ormai ci seguono dal primo anno, quindi io colgo l'occasione anche per ringraziare tutte queste persone. Il numero è ancora circa 600 figuranti, tra comparse e figuranti sono 600 che sfileranno di nuovo per le vie di Saronno. Il percorso è sempre lo stesso, via San Giuseppe, San Cristoforo, Corso Italia e ritorno al Lazzaretto, dove ci sarà un piccolo trattenimento, una piccola animazione, diciamo così, un ricordo di tutti questi 700 anni vissuti, che la chiesetta ha vissuto, perché non dimentichiamoci, il fulcro di tutto, il centro, diciamo, attorno a cui gira tutto questo è la chiesetta di Sant'Antonio, quindi noi stiamo lavorando solo ed esclusivamente per cercare di conservarla, cioè di far manutenzione, di mantenerla e di conservarla nei secoli, a ricordo di queste tradizioni, diciamo, che non devono assolutamente essere perse. Avete pensato a qualcosa anche per i bambini, per i più piccoli, che magari la storia di Sant'Antonio la conoscono? Sì, da due anni a questa parte noi abbiamo voluto che la nostra rievocazione non solo si chiamasse rievocazione storica religiosa, ma abbiamo aggiunto anche l'oggettivo culturale, perché noi con questa rievocazione vogliamo fare anche della cultura. Da due anni a questa parte, al lunedì, lo dedichiamo solo ed esclusivamente alle scuole per far conoscere un po' tutto il complesso del lazzaretto, che quest'anno possiamo dire è il lazzaretto, è la chiesetta di Sant'Antonio e poi il borgo con gli animali, con la stalla. Vedo che ormai da due anni c'è interesse presso questi ragazzi, presso le scuole, e quindi anche quest'anno senz'altro faremo breccia, nel senso che c'è qualcosa veramente di interessante da vedere, da osservare.
Benissimo, allora insegnanti, professori, avete sentito, portate i vostri alunni a Sant'Antonio il lunedì giorno? Giorno 13. 13 gennaio. 13 gennaio portate i vostri ragazzi a Sant'Antonio. Se potete anche il sabato, perché ci sono proprio queste tre periodi di rievocazione del Lazzaretto, che è veramente interessante, cosa che magari non riusciremo a fare completamente al lunedì. Quindi è per questo che io invito i genitori e ragazzi e figli al sabato pomeriggio, 15:30 il primo spettacolo. Benissimo, grazie e appuntamento a gennaio. Bene, ci conto.